La spiaggia dell'Isola d'Oro porta segni evidenti. La mareggiata del primo novembre ha eroso decine di metri di spiaggia, portando a riva un mare di conchiglie, ma portandosi via un bel tratto delle bionde sabbie del litorale. Danni seri, dalla Costa Azzurra a Pineta, passando per l'Agrado e impianti turistici, oltre 45.000 metri cubi di spiaggia sono stati erosi dal mare. Danni ancora da stimare, anche se si parla di cifre nell'ordine di milioni di euro. Il comune di Grado ha già chiesto lo stato di calamità naturale e ottenuto in questo senso rassicurazioni da parte della regione. Grado infatti è una delle spiagge più importanti del Friuli Venezia Giulia e qui tutti sperano di poter agire in fretta. Il lavoro più importante da fare è rappresentato dal rifacimento della costa, ma danni pesanti si registrano anche in mare, nelle cosiddette motte, le isolette che ospitano gli antichi casoni dei pescatori, alcuni dei quali sono stati abbattuti dalla forza delle onde. Così come è accaduto anche nelle valli da pesca, dove alcuni argini hanno ceduto alla forza dell'acqua. La spiaggia più colpita è quella della Costa Azzurra, dove quasi tutto il litorale è stato inghiottito dal mare. Già domani è in programma un sopralluogo da parte della Protezione Civile Regionale per valutare l'ammontare dei danni e avviare le procedure per la richiesta di calamità eccezionale. Di certo un evento gravissimo che non si ricordava da almeno 40 anni a questa parte. La linea di battigia è arretrata in molti punti di almeno 20 metri. Danni gravissimi anche a Jesolo, come vediamo in queste immagini girate da Claudio Vianello, che documentano la forza impressionante del mare, che in particolare nella zona della Pineta ha sommerso tutto il litorale, fino alla passeggiata lungomare. Persino le mattonelle della passeggiata sono state strappate dall'acqua. Si calcola che la spiaggia sia arretrata di 40 metri almeno, per un'estensione di 1,5 km. Oltre 260.000 metri cubi di sabbia spariti in poche ore, un danno di 5 milioni di euro. Il sindaco per il momento ha deciso di non chiedere lo stato di calamità naturale, ma di seguire una procedura diversa, chiedendo direttamente alla regione i fondi per ripristinare la spiaggia e le altre opere danneggiate dalla mareggiata eccezionale. Altrimenti, ha detto in maniera provocatoria, meglio lasciare le spiagge in gestione al comune.